Vi ricordate di Level 5? Ma sì, la famosa software house giapponese che ha dato vita a giochi come Professor Layton, Inazuma Eleven e Ni no Kuni. Negli ultimi anni sembrava essere scomparsa dal mercato occidentale, ma qualche giorno fa ha fatto un sorprendente ritorno con due nuovi giochi. Ma andiamo con ordine. Tutto ha avuto inizio con il Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023, che è stato ricco di novità interessanti per i giocatori. Tra queste c'è stata la pubblicazione a sorpresa di Metroid Prime Remastered e il trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tuttavia, molti appassionati hanno visto nel ritorno di Level 5 uno degli elementi più piacevoli e caratterizzanti dell'evento. Il team di Akihiro Ino ha presentato in un colpo solo due giochi inediti, Decapolis e Professor Layton and the New World of Steam. Inoltre ha promesso informazioni anche su un terzo gioco, Inazuma Eleven Victory Road of Heroes. Questa notizia ha sorpreso molti appassionati perché da alcuni anni a questa parte Level 5 era praticamente sparita dai radar e sembrava stesse abbandonando completamente il mercato occidentale per concentrarsi solo sul pubblico giapponese. Il cambio di rotta è evidente, quindi proviamo a capire come si è arrivati a questo punto. Level 5 è stata fondata nel 1998 da Akihiro Ino e altri sviluppatori di River Hill Soft. Nel 2000 si è distinta nel mare magnum dei JRPG per PS2 con Dark Cloud e poco dopo con Dark Chronicle. In seguito è stata selezionata da Square Enix per lo sviluppo di Dragon Quest 8. Il successivo Rogue Galaxy sembrava consacrare il team sul binario della software house specializzata esclusivamente in giochi di ruolo nipponici. Tuttavia nel 2007 arrivò Professor Layton e il Paese dei Misteri per Nintendo DS, un vero e proprio colpo di scena. Il team si trasformò allora in una fucina di titoli puzzle e adventure. Da lì in poi Level 5 intuì il potenziale delle produzioni cross-mediali e si spostò sempre di più nell'ambito di serie in grado di espandersi su diversi mercati. La saga di Inazuma Eleven è entrata nella cultura popolare tra il primo e il secondo decennio del 2000, portando ad un nuovo spostamento delle strategie del team, che nel frattempo si spostò sempre di più verso le piattaforme Nintendo dopo un'ultima e gloriosa comparsata nell'ambito dei JRPG con Ni no Kuni. Tuttavia, questa modifica generale degli obiettivi determinò anche l'inizio di un periodo piuttosto difficile. Yo-Kai Watch sarebbe dovuto essere la mega produzione in grado di far esplodere definitivamente Level 5 sul mercato globale, ma la sua gestione si è rivelata presto più complessa e lacunosa del previsto. L'inizio del momento critico si può far risalire al 2013, poco dopo l'uscita di Professor Layton e l'eredità degli Aslant, che rappresentava peraltro l'ultimo capitolo della serie regolare. È allora che emergono diversi problemi in termini organizzativi, soprattutto nella gestione dei giochi sui mercati esteri. Sul fronte interno la produzione continua di gran carriera, compreso quel Fantasy Life per Nintendo 3DS che è arrivato solo due anni dopo in Occidente a grande richiesta e con l'intervento di Nintendo. Dal 2013 al 2018 Level 5 sembra concentrarsi esclusivamente su Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven, perdendo di vista altri progetti e chiudendosi nel mercato locale per una cronica mancanza di organizzazione nel localizzare e distribuire i giochi in Nord America ed Europa. La morte di Akira Tago, la principale mente dietro il puzzle design di Professor Layton, ha probabilmente avuto un peso notevole nella brusca interruzione della serie, tanto che quella sorta di reboot intitolato Layton's Mystery Journey Catriel e il complotto dei milionari non ha raggiunto le vette dei capitoli precedenti, anche se è riuscito comunque a dare vita a una serie animata da 50 episodi. L'approccio transmediale in generale funziona bene in Giappone, ma sembra non riuscire a sfondare più di tanto in Occidente, complice il ritardo cronico dei capitoli della serie Yo-Kai Watch. Il percorso di Level 5 sarebbe dovuto rientrare in un grande piano di quattro fasi. Dopo una prima fase da piccola startup nell'ambito dello sviluppo videoludico giapponese, la seconda fase è stata quella dei primi successi internazionali suggellati da collaborazioni eccellenti come quella con Square Enix per Dragon Quest 8. La terza fase corrisponde alla pubblicazione al successo di Professor Layton nel Paese dei Misteri, con la trasformazione del team in un vero e proprio publisher. La fase 4 sarebbe dovuta corrispondere al raggiungimento di nuovi standard, con Level 5 che nella visione di Hino si sarebbe trovata a competere con i top brand dell'industria. Si può dire che buona parte degli obiettivi siano stati raggiunti. Una software house che arriva a collaborare con Studio Ghibli in una produzione originale non si vede certo tutti i giorni, ma è evidente che qualche ingranaggio si è inceppato. Tra il 2019 e il 2020 l'intera divisione americana di Level 5 è stata smantellata, facendo pensare a una chiusura totale delle operazioni al di fuori del Giappone.
All'inizio del 2023, però, Level 5 ha pubblicato di nuovo annunci di lavoro per la gestione del marketing e i diritti sui franchise rivolti ai mercati esteri. Nonostante i problemi degli ultimi anni, la casa nipponica suggeriva allora di aver trovato una via di uscita dalle difficoltà e il Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023 ne è stata la conferma. Oltre alle novità in arrivo su Inazuma Eleven Victory Road, il cui sviluppo si sta protraendo ormai da oltre 5 anni, sono stati presentati la nuova proprietà intellettuale Decapolis e Professor Layton and the New World of Steam. Il grande ritorno della serie con il suo protagonista storico in particolare ha qualcosa di simbolico. Dopo il lungo periodo delle sperimentazioni e delle operazioni transmedia, Level 5 potrebbe avere intenzione di tornare a concentrarsi sui giochi che hanno costruito la sua fama all'estero, pur continuando comunque a provare cose nuove come dimostrato da Decapolis, un GDR in uscita su Switch nel 2023 che mescola combattimenti a turni di stampo classico a fasi investigative, e dove il protagonista dà la caccia ai delinquenti in un'enorme città open world infestata dal crimine, spostandosi tra il mondo reale e quello virtuale. Insomma, sembra che il futuro di Level 5 sia molto promettente. Dopo un periodo difficile, il team sembra aver trovato la strada giusta per tornare a produrre giochi di successo per i fan di tutto il mondo. Resta da vedere quali altre sorprese ci riserverà il futuro, ma di sicuro i fan possono aspettarsi grandi cose nei prossimi anni. E se volete rimanere aggiornati su quello che la software house ha in serbo, beh, non vi resta che seguire multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Il prossimo appuntamento intanto è un evento di presentazione e livestream previsto per marzo, nel quale verranno mostrati proprio il nuovo Professor Layton, Decapolis e Inazuma Eleven Victory Road. Level 5 sostiene di avere intenzione di annunciare anche nuove proprietà intellettuali in tale occasione, quindi non mancheranno le sorprese. L'appuntamento è fissato per il 9 marzo 2023 alle ore 13 italiane, dunque segnatelo sul calendario nel caso siate curiosi di assistere a questo ritorno in grande stile del team nipponico. Alla prossima!